Filippo Licari, titolare dello U Paraná, punto riferimento della Pallavolo Marsala. Come nasce questo amore per la pallavolo e per la squadra della Sigele Pallavolo Marsala? Salve, diciamo che è stato subito amore a prima vista con questo progetto di alcuni amici che hanno portato avanti questa passione per la pallavolo, facendo crescere il nome della nostra città legato allo sport. Di conseguenza, man mano siamo sentiti sempre più partecipi e parte integrante di questo progetto. Abbiamo dato ospitalità ai dirigenti, alle ragazze, rendendo casa nostra casa loro, in modo tale potesse essere per loro un punto di ritrovo dove potessi sentire a loro agio. Insomma, collaborare nel nostro piccolo per dare una mano a questi dirigenti che hanno fatto tanto per portare il nome della nostra città a livelli nazionali. Qui si è festeggiata anche la promozione dalla Serie B1 alla Serie A2, da qui sono passate tante giocatrici, bevono sempre analcolici, vero? Sì, durante la settimana le ragazze si trattano molto salutarmente con bibite analcoliche, la Coca-Cola, niente di. Con chi avete legato particolarmente? La Casoli era sicuramente di casa, di famiglia. La Casoli, Clara Pinzona, un po' tutte le ragazze che insomma sono passate negli anni, abbiamo cercato sempre di instaurare dei rapporti di familiarità con loro. Adesso nuova squadra, nuove ragazze, anche se c'è uno zoccolo duro che è rimasto. Secondo Filippo, quali sono i progetti e gli obiettivi per quest'anno? Cosa può fare la Pallavolo Marsala? Speriamo sicuramente di poter fare un campionato dignitoso, di alta classifica, che ci possa permettere di ritornare un pochettino nel lustro della pallavolo nazionale. Certo, una buona programmazione, ripartire cercando di costruire solidamente qualcosa di importante per il futuro, in modo tale che ci possa essere un ritorno in Serie A, ma in maniera stabile. Incrociamo le dita e ci diamo appuntamento a maggio, vedremo, per brindare. Speriamo, incrociamo le dita.